Video, fotografie e mail di protesta sono stati inviati in questi giorni senza soluzione di continuità da automobilisti furiosi alla nostra redazione. Da tempo i lavori per la nuova pista ciclabile tra San Martino Siccomario e Pavia, in via Bramante, hanno mandato il traffico in tilt, con code interminabili a tutte le ore del giorno. Questo video, registrato sabato scorso a mezzogiorno, della durata di circa un minuto, mostra come la colonna di mezzi inizi all'altezza della rotonda degli ottagoni per perdersi all'orizzonte fino quasi al Ticinello. Ma i disagi documentati da alcuni telespettatori, come detto, riguardano tutti gli orari della giornata. Quest'ulteriore video è stato invece registrato intorno alle 6 di sera di lunedì. Stessa zona e stesse interminabili code. Un disagio provocato dalla chiusura di via Bramante in direzione di San Martino, che costringe tutte le auto dirette a Travacò ad utilizzare la ex statale dei Giovi. Un problema che sarà presto risolto, come spiegato dal sindaco Zocca. Sono cosciente dei disagi dei cittadini e vi chiedo pazienza ancora per qualche settimana, perché il comune di Pavia ha una schedulazione che dice che i lavori dovrebbero terminare alla fine di novembre. E quindi siamo ormai arrivati in fondo. I lavori sono iniziati nei mesi scorsi per collegare in sicurezza i due comuni con una pista ciclopedonale, un intervento da quasi mezzo milione di euro di cui si parla ormai da 20 anni. Ma per decongestionare il traffico in quella zona, aggiunto il sindaco Zocca, serve una strada alternativa per chi deve uscire da Travacò. E quindi bisogna partire ancora un po', contiamo che alla fine, ok, la funzionalità nuova sia, diciamo, vada a corrispondere a parte del disagio che hanno avuto, diciamo, i cittadini di ha dovuto subire questa viabilità modificata. Resta il fatto che, secondo me, comunque la viabilità di Travacò troverà una soluzione solo quando, diciamo, verrà realizzata una strada alternativa, perché oggi, diciamo, uscire in massa dal comune di Travacò attraversando il centro di San Martino non è chiaramente la soluzione ideale.